Allora, eccoci qua. Ringraziamo Maria Teresa e Giulio per averci ospitato in questo magnifico giardino questa serata estiva. Io sono Claudia Mattioli, sono un'insegnante e vi presento Giorgio Macauda, l'autore di questo libro dal titolo un po' strano ma significativo, Wanderlust. Sottotitolo si capisce meglio. Allora, il titolo è Wanderlust. Non so se la pronuncia mi dica lei, autore, se... A piacere. Il sottotitolo è, si capisce un po' meglio, Per l'Australia in furgoncino. Quindi è un libro di viaggio in cui l'autore racconta il viaggio che appunto ha fatto in Australia utilizzando appunto un van, un furgoncino. In modo particolare quello che ha fatto l'autore e la sua compagna è stato il Big Loop. Il Big Loop è il grande giro. In Australia è... Sì, c'è un video che, face, che fece sulla... su questo no, non è questo qui, scusate, sul Big Loop, praticamente è il perimetro dell'Australia, tutti quelli che la girano fanno più o meno questo giro perché sono le strade migliori, che l'interno dell'Australia è invece difficile da... ecco, questo è il Big Loop, con una puntatina all'interno, la parte interna è invece quella del centro rosso dove c'è Hayes Rock, no? Questa monolite, la roccia che è l'icona dell'Australia, e lì è una delle poche zone dove ci si può arrivare perché è una strada asfaltata, per il resto la parte interna dell'Australia è difficile da girare, quindi la maggior parte di quelli che girano l'Australia appunto percorrono questo perimetro e quindi in questo libro si narra delle vicende di questo viaggio, quello che è accaduto, gli incontri, le disavventure automobilistiche, insomma, quello che succede durante un viaggio. Però ecco, la cosa interessante è che non è soltanto questo, c'è anche un po'... ci sono delle riflessioni sul substrato sociale, su quello che è l'Australia, quindi da una parte gli aborigeni che sono gli abitanti primordiali dell'Australia e poi l'Australia di oggi, questa nazione che in realtà è un insieme di culture e di popolazioni differenti, di ondate migratorie, un melting pot di veramente popoli provenienti da tantissimi posti del mondo in varie ondate, cominciare dagli inglesi, irlandesi, poi gli italiani e i greci soprattutto nel dopoguerra e continuando con gli asiatici. L'immigrazione asiatica non è mai terminata, continua tuttora, soprattutto dalla Cina, poi è stata affiancata ultimamente anche da un'immigrazione dai paesi arabi e dall'Africa. E quindi è proprio veramente l'Australia un insieme di culture differenti. Quindi c'è anche questo del libro e ci sono delle riflessioni sul perché viaggiare, sul tipi di viaggiatori e anche perché appunto partire e anche cosa significa partire, cioè per esempio significa sicuramente non lavorare, a meno che uno non parta per andare a lavorare in un altro paese, in questo caso non è stato così, quindi significa non lavorare. Ecco, questo è anche un punto che viene affrontato nel libro, il tema del lavoro, perché l'autore per partire non ha accettato il lavoro che avrebbe avuto qui in Italia e quindi ha fatto questa scelta. Quindi la cosa che mi viene da chiedergli così, se è stato facile innanzitutto lasciare, insomma, non lavorare e prendere e partire, ecco. Questa è la prima domanda che le faccio. Grazie per il lei. Alza un po' la voce, se non ti sento. Sì.
Beh, è stata una scelta, non è stata semplice, perché ho avuto tutta una serie di ripercussioni immaginabili, anche se è stata una scelta naturale, nel senso che era una cosa che volevamo fare da tanto tempo, dall'infanzia, e quindi ci è venuto naturale lasciar perdere il lavoro e partire. Non è stato semplice perché poi ho avuto tutta una serie di ripercussioni, innanzitutto economiche, perché non lavorare per un anno o due anni, ovviamente dal punto di vista economico si fa sentire. Poi tutta una serie di conseguenze anche burocratiche, perché nella nostra società, che è burocratica al massimo grado, se tu non lavori finisci in fondo a tutte le graduatorie possibili e immaginabili. Da insegnante, se non lavori non acquisisci punti e quindi è sempre più difficile lavorare, un po' come al supermercato, no? Fai la spesa, prendi i punti e ottieni i premi. L'insegnamento precario, almeno, è così: più lavori, più prendi punti, più puoi lavorare in futuro. Se decidi di non lavorare, perdi punti e quindi finisci in fondo alla classifica. E quindi è stato difficile da questo punto di vista. E non ultimo, è stato difficile da un punto di vista sociale, perché chiunque ci ha cominciato a dire, da amici e parenti: ma siete pazzi, ma perché partite? Ci hanno infamato e insultato, perché invece di lavorare pensavamo a fare qualcosa di diverso, perché nella nostra società è inconcepibile pensare di prendersi del tempo per se stessi e invece di lavorare realizzare i propri ideali, le proprie passioni, i propri sogni di infanzia, fare qualcos'altro che sia diverso dal lavoro. Ed è, se ci pensate, è assurdo, perché nella nostra società talmente avanzata da un punto di vista tecnologico che potremmo lavorare la metà di quello che lavoriamo e potremmo avere più tempo per noi stessi, e invece ci convincono che questa è una blasfemia, che bisogna lavorare 8 ore al giorno, 48 ore, 48 settimane all'anno, perché se no non sei normale. E quindi non è normale prendersi del tempo per realizzare i propri sogni o per semplicemente per coltivare le relazioni, no? Le amicizie, gli affetti. E questo è profondamente diverso, per esempio, rispetto alla cultura aborigena, che fa tutt'altro. E pensavamo di leggervi qualche pezzo del libro, non troppi, sennò poi ci annoiamo, però qualcuno magari poteva essere interessante. Mi fai luce, grazie. E, per esempio, per capire un po' com'è la cultura aborigena, vi leggo questo pezzo qui, magari cerco di condensarlo. Quindi, gli aborigeni adottano uno stile di vita a noi poco congeniale, anzi, a dirla tutta, adottano uno stile di vita opposto a quello delle società occidentali. Per prima cosa non lavorano e stanno all'aperto, non si rinchiudono in casa davanti al computer o al televisore, trascorrono il tempo insieme, in gruppo e non da soli. Si incontrano con 30 o 40 persone per stare insieme, costruiscono rapporti. Adesso che ero libero, racconta Jack McPie a Sally Morgan, ero determinato a passare un po' di tempo con mia zia Dina e con Jack Doherty e con le persone di laggiù, di Marble Bar. Se noi abbiamo del tempo libero, lo sfruttiamo per andare in palestra o guardare un video su YouTube o ne approfittiamo per perderlo sui social network. Loro lo usano per andare a trovare amici e parenti. Se ripesco dalla mia personale memoria, trovo qualcosa di simile nella mia infanzia. Da piccolo venivo tormentato con le visite parentali. Ogni tanto il pomeriggio i miei mi prelevavano con la forza e mi trascinavano ora da questo, ora da quel parente, che è tanto che non lo vediamo. Ore e ore che a me parevano interminabili, a sentire chiacchiere incomprensibili, e la cui unica consolazione erano i dolci e le bevande offerte a fine visita, prima del congedo. Era questione di creare legami, rafforzare relazioni, di tribalità, di familismo, di fare in modo che la vecchia zia rompicoglioni potesse mettere becco su quando e con chi ti saresti sposato. Le stesse zie che, una volta rincitrullite del tutto e definitivamente, ti avrebbero costretto a occuparti di loro e della loro demenza senile. Era il trionfo delle zie. E le zie, come ben sapeva Woodhouse, non sono gentiluomini. Ma, ecco il rovescio della medaglia, la vecchia zia rincoglionita poteva anche essere tu. E la sorte di venire internato in un ospizio non ti sarebbe toccata mai.
nel sud del mondo non si rimane soli, nella buona e nella cattiva sorte. Mi immagino la società indigena un po' così, come la cara vecchia zia Sicilia. Clan che si riuniscono per scambiarsi beni e sancire matrimoni. La nostra società ha una concezione del tempo lineare ed efficientista. La società indigena ha un rapporto col tempo diverso, circolare e senza scopo, cioè gratuito. Non mi spingerò a dire che una visione è meglio dell'altra. Noto solo che noi ci riempiamo la bocca di frasi come «cogli l'attimo», «bisogna godersi il presente» e via dicendo, ma spesso ci limitiamo soltanto alle parole, a differenza degli aborigeni che attuavano invece questa filosofia. Ha introdotto un pochino il discorso degli aborigeni, no? Faccio una piccola parentesi, non so, sicuramente tutti voi conoscete la storia degli aborigeni d'Australia, che sono appunto arrivati in questa terra così lontana da noi, fra credo i 60.000 e i 40.000 anni fa, le ultime stime sono intorno ai 60.000 anni fa, e hanno vissuto indisturbati in Australia fino a circa 200 anni fa, quando sono arrivati dei galeotti inglesi, no? Ad occupare questa terra definita dall'Inghilterra terra nullius, terra di nessuno, chiaramente perché soltanto in questo modo avrebbero potuto appropriarsene. Così hanno fatto, gli inglesi prima hanno messo la bandierina e cominciato a cacciare questi abitanti dalle loro terre, a volte li facevano firmare contratti magari in lingue a loro incomprensibili, altre volte semplicemente con il fucile, li hanno confinati nelle zone più interne dell'Australia, perché in realtà gli aborigeni stessi vivevano nelle zone più verdi che corrispondono adesso alle città di Sydney, Melbourne, cioè l'angolo sud-est dell'Australia è quello più popolato, proprio perché è il più, dal punto di vista climatico, è il più favorevole, e lì vivevano la maggior parte degli aborigeni australiani, che quindi poi hanno dovuto migrare nelle zone interne, quindi la scarsità d'acqua, decimati da malattie a loro sconosciute e dalle schioppettate, praticamente si sono appunto sono stati veramente decimati. Non ultimo, non so se qualcuno conosce la storia delle generazioni rubate, ci hanno fatto anche un film, fino agli anni 70, quindi insomma abbastanza recentemente, i figli di donne o uomini aborigeni con controparte bianca venivano sottratte ai genitori aborigeni e messi in delle istituti istituti di correzione per educarli alla cultura bianca. Non vedevano più i genitori e infatti sono state chiamate per questo generazioni rubate. È durata fino agli anni 70 l'abitudine. Fra l'altro soltanto nel credo inizi del 2000, comunque passato il 2000, il governo australiano ha chiesto ufficialmente scusa per questa pratica barbarica. Sì, è stato definito da qualcuno come un genocidio, esattamente. E, insomma, questa è la storia un pochino degli aborigeni, e tu mi dici che appunto attuavano una visione di vita diversa. Questo usare il passato però mi viene da pensare, hanno perso le loro abitudini adesso? Cioè, com'è la situazione degli aborigeni ora? Hai avuto modo di entrare in contatto con questa cultura così particolare? Siamo riusciti un pochettino a entrare in contatto con questa cultura, a volte in maniera diretta, quindi parlando con degli aborigeni che incontravamo magari per strada, nelle città, oppure altre volte in maniera indiretta, vedendo la loro arte, la loro cultura nei musei o nelle gallerie d'arte. E
La situazione adesso è che comunque la cultura aborigena è una, l'etnia aborigena, il popolo aborigeno è un popolo separato dal popolo australiano. Sono due popoli separati, quasi separati in casa, perché condividono un territorio ma non si mischiano, ognuno sta per conto proprio. Sono due culture che non riescono a incontrarsi e che probabilmente non si incontreranno mai, perché sono troppo diverse. E quindi la cultura aborigena è, secondo me, un po' agonizzante, nel senso che nelle città, nei territori in cui gli aborigeni sono sparsi, che come dicevi tu sono quelli più inospitali, lì è un'agonia, è una cultura agonizzante, un po', che sta un po' morendo, e che probabilmente verrà assimilata dai bianchi. Ci sono invece altri territori in cui, che appartengono soltanto agli aborigeni, e per entrare in questi territori c'è bisogno del permesso, e qui gli aborigeni stanno cercando di vivere, se non più secondo le vecchie tradizioni e la vecchia cultura, però in qualche modo riprendendo le loro tradizioni e la loro cultura, e cercando una loro via verso un futuro che è diverso da quello di essere assimilati dai bianchi. Noi quasi mai abbiamo visto un posto in cui la cultura aborigena e la cultura bianca si andassero incontro. L'unica volta forse in cui c'è successo è stato in un posto, in una città si chiama Geraldton, in cui abbiamo visto che tutto sommato la cultura aborigena aveva, c'era un po' più, se non integrazione, comunque una maggiore incontro, sì, in questo senso. Quello che mi viene da pensare, integrazione va bene, ma in questo modo, integrandosi gli aborigeni perdono le loro abitudini in questi, per esempio, allora, a questa Geraldton. Ti leggo il pezzo, leggere? Così lo dimmi tu. Se volete vi leggo il pezzo. No, anche puoi anche spiegare, credo. Fammi vedere, se non è troppo lungo lo leggo. Questa città come si chiama? Geraldton si trova nel Western Australia, che è questa zona qui. Sì. Il Western Australia è grande un terzo dell'Australia, però è disabitato, nel senso che ci sono 2,5 milioni di abitanti in questo stato gigantesco, 1,5 milioni sta aperto. Cioè quella parte lì sarà grande come Italia, Francia, Spagna e Germania messe insieme, credo. Voi fate conto che l'Australia è grande quanto gli Stati Uniti senza l'Alaska, quasi quanto l'Europa, quindi un terzo d'Europa praticamente. E in Europa siamo 700 milioni, se non ricordo male, e qui in Australia in tutto sono 25 milioni di persone, di cui la metà, 12,5 milioni di persone, saranno tra Melbourne, Sydney e Perth. Quindi tolte queste tre città tu c'hai 12,5 milioni di persone sparpagliate in un territorio grande quanto gli Stati Uniti. Sono larghi. No. Lo trovo. Geraldton. Questa città, questa Geraldton è a sud, vicino. Si trova a metà. Più o meno qui. Sulla costa? Sì, sulla costa. Noi abbiamo fatto il giro della costa perché la costa australiana è la parte più abitata dell'Australia, tutto il resto è vuoto, veramente vuoto. Anche con le strade migliori, insomma, sì. Vi faccio anche vedere la distribuzione della popolazione, così forse si capisce che vuol dire vuoto. Vuoto significa non c'è veramente nessuno. Cioè la gente abita qui, metti, in questa zona ci saranno 15-20 milioni di persone, altre 2 milioni di persone più o meno qua, qualcos'altro qui, il resto è vuoto. Gli aborigeni prima, ora abitano sulla costa. Guarda, o anche all'interno. Senti, gli aborigeni prima occupavano tutta l'Australia, erano divisi in clan, parlavano 200 lingue. Vi faccio anche vedere la mappa aborigena, così forse la abitavano tutta. Trovo. E adesso invece stanno per
Ah, la foto è orrenda, scusate. Però vabbè, più o meno questa è l'Australia divisa nelle varie tribù aborigene. Queste sono le varie tribù. Ok, quindi più o meno 200 tribù, 200 idiomi. Adesso se ne parlano stento una cinquantina. E adesso gli aborigeni rappresentano il 2% della popolazione australiana, però sono distribuiti in maniera diversa, perché sono distribuiti per lo più nelle zone inospitali, quindi nel nord dell'Western Australia, nel Northern Territory. Per esempio nel Northern Territory rappresentano il 20 o il 30% della popolazione, quindi 10 volte di più rispetto alla media. Appunto perché c'è poca gente. Poca gente, non c'è nulla, non ci sono risorse, quindi non ci vuole andare nessuno. E ci hanno buttato loro. Di Geraldton vi volevo leggere questo pezzo qui. È l'unico posto in cui abbiamo visto... ovviamente anche qui non si mischiavano. È l'unico posto in cui i nativi non appaiono sfrattati da casa loro. In altre zone invece li abbiamo visti bivaccare sotto un albero all'ombra del centro commerciale. Li abbiamo visti muoversi a gruppi, ciondolare senza meta, a volte zigzagando ubriachi, altre volte solo scioperati. Non sappiamo se per noia o per scelta politica. A Geraldton è diverso, qui gli indigeni non bivaccano seduti per terra, non camminano sbandando, non se ne stanno con le mani in mano. Tutt'altro. Praticano sport, grigliano la carne sui barbecue, chiacchierano in piedi o seduti sulle apposite panchine. A Geraldton, insomma, gli indigeni vestono come i bianchi, si comportano come i bianchi, sono praticamente bianchi. In altri termini, il colore della pelle o l'etnia di provenienza non è molto importante, e questo è un fatto sicuramente positivo. D'altro canto, però, è evidente che una cultura è morta, soppiantata dall'altra. L'assimilazione è avvenuta, ma ha avuto il suo prezzo. Mentre nel resto del paese la cultura indigena è agonizzante, qui è già scomparsa. Quindi diciamo che non è facile, cioè, entrare in contatto con capire veramente le abitudini, gli usi e costumi, la cultura aborigena. Mi sembra che sia complesso un po' perché loro stessi l'hanno persa. Quindi c'è stato, non so, mi viene in mente queste riserve, si possono visitare, queste di cui parlavi, in cui si trovano gli aborigeni, oppure c'è qualche... avete trovato un modo per entrare in contatto con questa cultura, sebbene appunto sia difficile? Allora, ogni tanto siamo riusciti a parlare con qualcuno e a farci qualche discorso, a farci raccontare come stanno e come si trovano e a farci qualche discorso. Altre volte, ti dicevo, l'abbiamo vista, questa cultura l'abbiamo vista in maniera indiretta, visitandole. Per esempio, queste sono gallerie d'arte ad Alice Springs, sono molto diffuse le gallerie d'arte ad Alice Springs di arte aborigena, perché i dipinti aborigeni si vendono a migliaia di dollari. E chi ha letto Chatwin, più o meno Le vie dei canti, lo sa che l'arte aborigena è molto quotata. Non sappiamo quanta parte va dagli aborigeni e quanta invece ai bianchi. Però, per esempio, in queste foto che abbiamo scattato, voi vedete che sono aborigeni che si stanno recando a una galleria d'arte con delle tele da vendere, da piazzare. Sì, sono tele ancora senza intagliatura. E stanno cercando appunto di vendere la loro arte alle gallerie d'arte. Queste invece sono opere museali, sono state vendute ai musei. Questo è il museo di Sydney, per esempio. No, questo è quello di Alice Springs e poi faccio vedere quello di Sydney. E sono opere più o meno tutte abbastanza simili, tutte di questo genere qui. Io non sono un esperto d'arte, voi sì, quindi sicuramente ci vedete qualcosa che io sicuramente invece non colgo, o qualche attinenza con magari con qualche moda europea. E faccio vedere, già che ci sono, anche quello di Sydney, che era invece da quelle che mi piacciono un po' di più. Vedete, sono sempre queste figure con tanti secondo me, puntini, e rappresentano i loro miti, le loro storie, e parlano di quello che loro chiamano il dream time, no? Il tempo del sogno, quando i loro antenati, i loro ancestori scesero sulla terra e girarono la terra e cantando crearono i posti e diedero vita alla terra e ai popoli. E loro quindi hanno questo modo di rappresentare questa loro cultura, questa loro spiritualità.
Questo fatto di, cioè, è una tradizione che portano avanti da, penso, da molto tempo, questo fatto di dipingere la... Allora, la pittura su tela ovviamente è un affare recente, da quando hanno visto che almeno con la pittura su tela qualcosa riescono a vendere. Noi abbiamo visto, sempre riguardo l'arte aborigena, delle pitture rupestri. Le pitture rupestri sono abbastanza antiche, migliaia d'anni. E il luogo, per esempio, in cui ci sono le migliori pitture rupestri è questa zona qui, vicino Darwin, c'è il Kakadu National Park. È un parco bellissimo da un punto di vista naturalistico, ma anche perché ha queste pitture rupestri che sono fra le meglio conservate del paese. Leggiamo un pezzo? Ma vuoi. Che ci sono. Perché queste pitture servivano a vari scopi. Ora lo trovo, non abbiate paura. Posso fare arte rupestre. Le pitture rupestri di Ubir, fra le migliori del paese. Dentro grotte o su rocce al riparo dal sole e dalla pioggia, migliaia di anni or sono, gli indigeni cominciarono a impiastricciare di ocra i luoghi che abitavano. Che lo facessero per tramandare, insegnare, memorizzare, contare, spiegare, noi non lo sappiamo. Quello che possiamo decifrare sono solo i disegni stilizzati di uomini che danzano, di animali, di miti. Sembra incredibile che per 50.000 anni questi individui si siano passati instancabilmente il testimone. Ci sono alcuni ripari sotto rocce in cui gli anziani facevano lezione ai bambini, insegnando loro, tramite la pittura, a stare in società e al mondo. Praticamente utilizzavano le rocce come noi facciamo con le nostre lavagne in classe, ma con risultati probabilmente migliori. Tutto ciò è incommensurabilmente affascinante e quasi commovente. Vi faccio vedere un pochettino di foto di pitture rupestri, si vedono probabilmente meglio su internet, ma già che abbiamo la possibilità di facciare quelle che abbiamo scattato noi. Appunto, sono pitture rupestri che servivano a vari scopi, per esempio per insegnare ai bambini e ai ragazzi come stare al mondo, come comportarsi, un po' come noi facciamo con le nostre fiabe, che hanno una morale, che servono a far capire ai bambini come ci si comporta. Per esempio, questo è un mito che racconta che non si deve rubare, perché sennò si fa una brutta fine. Questo è un mito abbastanza truce. Questo è appunto un pescatore che ha fatto una pesca e fu derubato perché tagliarono le sue reti e si appropriarono del suo pesce. E però i ladri fecero una brutta fine, una fine orrenda, furono massacrati dal pescatore, che era abbastanza vendicativo come tipo. Oppure ancora ci sono queste pitture che sono dei pesci, dei barramandi, perché a quanto si pensa, dopo una pesca abbondante si facevano queste pitture per elencare un po' il raccolto. Tipo da noi, quando uno pesca un pesce gigantesco si fa il selfie, ecco, loro facevano le pitture, più o meno è questa l'idea. E non è solo per questo, non è solo per motivi narcisistici, in realtà era anche perché gli aborigeni pensavano, speravano che lo spirito degli animali catturati potessero poi essere favorevoli a una pesca nuovamente fruttuosa, e quindi li dipingevano per avere il favore degli spiriti degli animali pescati. Sempre la stessa foto. Qui abbiamo per esempio pitture che riguardano le danze, danze rituali accompagnate da musica fatta coi bastoni o col didgeridoo. E qui anche altre storie di miti e via dicendo. Questa è la cornice in cui... Molto bello. Sì, sono emozionanti, sì. Bene, quindi
No, non ho ben capito però se siete andati o meno all'interno delle riserve, dove è possibile appunto entrare in contatto magari con chi ancora vive secondo le tradizioni. Noi personalmente non ci siamo andati perché non ci piace questo tipo di approccio, però sì, ci può entrare con un permesso e questo permesso viene dato magari a studiosi, magari a cooperanti, gente che lavora nelle organizzazioni, nelle associazioni, oppure soprattutto per motivi turistici, quindi la gente va lì per vedere come vivono gli aborigeni. Leggendo su internet trovi anche delle recensioni abbastanza positive, nel senso che comunque ci sono dei tour operator seri che fanno queste cose in maniera non invasiva, in maniera rispettosa della cultura aborigena, però a noi personalmente questo tipo di approccio non ci piace perché è un po' troppo, c'è sempre il rischio di cercare magari qualcosa che non c'è, di cercare un autentico che non c'è. È famoso, sono famosi gli aneddoti che raccontano gli antropologi, no? Ci sono questi indigeni, non per forza australiani, ma anche della Polinesia, della Melanesia e così via, che per fare contenti i turisti cosa fanno? Si mettono i vestiti tradizionali, si impiastricciano il volto, si pitturano il corpo, fanno queste danze tipiche, le loro danze tradizionali. Poi i turisti vanno via, loro si mettono magliette e jeans e vanno a guardarsi la televisione. Sì, sì. E perché? Perché uno, il turista cerca un autentico che magari non c'è più. E allora, una specie di villaggio Potionkin, no? E per evitare cose del genere, noi, questo è un po' il rischio che c'ha tutto il turismo di massa, che noi abbiamo cercato di evitare. Ma e quindi viene da pensare che è stato un viaggio solo in posti incontaminati, oppure avete girato anche in posti, diciamo, turistici, cioè l'avete evitati questi posti turistici o ci siete finiti alla fine? Allora, ovviamente alcuni posti turistici e alcuni tour operator devi frequentarli perché è impossibile non farne a meno. Se vuoi andare in alcuni posti in Australia hai bisogno del tour operator che ti ci porta. Il primo esempio che mi viene in mente è la barriera corallina, famosissima, quella del film La ricerca di Nemo, no? Con quei colori spettacolari, è bellissima, ma o c'è la barca tu oppure hai bisogno di qualcuno che ti ci porta perché sta a 100-200 km dalla costa, da solo non ci puoi andare, quindi devi pagare qualcuno perché ti ci porti. O un altro esempio che mi viene in mente è Ayers Rock, Uluru, cioè quel monolite gigantesco che è l'icona dell'Australia, sicuramente ce l'avete tutti presente, quel monolite rosso, grandissimo, che tutti quanti vanno a vedere. Ecco lì, che fai? Non lo vai a vedere perché c'è pieno di gente, perché ci sono tanti altri turisti come te? No, è talmente spettacolare che ti adegui e ci vai, non puoi evitarlo. Altri posti invece molto turistici abbiamo deciso coscientemente, protervamente di evitarli perché non ci piaceva. Per esempio non siamo stati a Kangaroo Island, che probabilmente l'avete sentito nominare quando avete sentito degli incendi che ci sono stati qualche anno fa in Australia, che l'hanno devastata. Anche Kangaroo Island è stata devastata dagli incendi, è un'isola celebre perché è un'isola molto piccola in cui trovi liberi in natura tutti gli animali più spettacolari che c'è l'Australia, quindi quegli animali che tu vedi nei documentari e che dici questo lo vorrei vedere libero in natura, a Kangaroo Island ci sono. Quindi se tu hai poco tempo vai a Kangaroo Island per vedere i canguri, i koala, i varani, i pinguini, le balene, i torni devil, le echidne, gli ornitorinchi e chi più ne ha più ne metta. Crocodile Dundee, scuola, so. Sì, il crocodile. Sì. Poi vi leggo un pezzo che ci ha ricordato molto Crocodile Dundee, veramente, estremamente sono pazzi. È stato istruttivo nel film, in qualche modo. Sì, assolutamente, ne abbiamo fatto tesoro, ci è servito. Ci sono dei pezzi che narrano il libro, non ve li leggo tutti, però ci sono dei pezzi che richiamano Crocodile Dundee. E noi perché non siamo andati a Kangaroo Island? Perché
noi comunque avevamo questa fortuna di avere molto tempo a disposizione e quindi potevamo scegliere di vedere ogni animale col giusto tempo, nella sua giusta zona di pertinenza, quando sarebbe capitato. Perché poi se tu vai in posti del genere l'idea è come uno zoo, è come quando vai al museo, no? Tutti voi sarà capitato, che ne so, di andare al Louvre e tu entri, fai le prime stanze, stai 10 minuti su ogni singolo quadro e te lo guardi tutto per bene, guardi anche i dettagli, quello in basso a destra, esattamente le minuzie, all'ultima sala poi passi, però non ne puoi più, perché dopo 3 ore che stai al Louvre, dopo tanti quadri che vuoi vedere, però fisicamente non ce la fai, sono troppi stimoli, come fai? Io in 3 giorni ho fatto 3 stanze, sono un caso patologico. Hai fatto bene. Perché... È meglio così, no, insomma, no, meglio così, no, diluirlo. Metà due, 3 giorni. Perché comunque c'è bisogno di tempo per apprezzare, assimilare. E quindi noi abbiamo deciso di guardare, di trovare gli animali con i nostri tempi, metterci una settimana a trovare il casuario, stare 3-4 giorni alla ricerca di un ornitorinco ha avuto la sua bellezza, perché poi quando lo becchi è un'emozione fortissima, perché in qualche modo l'attesa fa parte dell'emozione, fa parte della bellezza, è il sabato del villaggio. Già, sì, perché forse non ho detto che il viaggio è durato parecchi mesi, è stato questo big loop è durato 7 mesi. Dormitorinco. Bellino l'ornitorinco. Veramente ha fatto impazzire piccolo, sì, piccolino. Sembra un castoro con un becco di papera. Sì. No, più piccolo. Mediamente 30-40 centimetri. Sì. Mediamente così. Poi ve lo facciamo vedere, c'è il video riassuntivo, poi c'è un ornitorinco. Sì. Non è stato l'unico animale strano che abbiamo. No, però gli echidna e l'ornitorinco sono veramente particolari, anche l'echidna, che è della stessa famiglia, è un riccio col becco a papera anche. Quindi il viaggio è durato 7 mesi, quindi hanno avuto tutto il tempo di cercarli questi animali bizzarri. Però a proposito di animali, ogni volta che si parla d'Australia, molti la conoscono come terra di pericoli, di animali sicuramente velenosi, mortali, ragni, serpenti, no. Quindi ti chiedo, avete avuto incontri ravvicinati di questo tipo? È veramente così pericolosa come si dice? Beh, il pericolo è soggettivo, però certo abbiamo incontrato tutti o quasi tutti questi animali. Sicuramente ci si è infilato qualche ragno nel furgoncino e abbiamo dovuto chiamare gli australiani per buttarli via, perché noi figurati se eravamo in grado. Abbiamo visto i serpenti che ci attraversavano la strada, l'animale, siamo stati seduti a 2 centimetri dal redback spider, quindi da ragni velenosissimi che ti mandano all'ospedale. Però redback. Sì. Back. Perché c'ha la schiena rossa, c'è un disegnino rosso sulla schiena, e quello ti inietta delle neurotossine che ti mandano all'ospedale. Non è mortale, dicono, almeno non per gli adulti, però ti manda all'ospedale. E l'animale più pericoloso che abbiamo visto, è quello che ci ha fatto veramente spaventare, è stato un bestione di 5 metri, un coccodrillo libero in natura, e noi eravamo poche decinaia di metri da qui al muro, diciamo, forse un po' di, però insomma da qui al muro tipo, e lì le foto le abbiamo fatte da lontano, diciamo così. Ma c'era l'acqua in mezzo? No, c'era, per fortuna c'era la terra, perché in acqua loro sono velocissimi, sì. Quindi però anche sulla terra li battiamo. Gli asciugati, non ho avuto cuore di controllare. No, il primo scatto sono veloci, poi io cioè, come come sono certo veloci, ma a terra no, a terra i pochi metri li bevono. Poi però vanno come il 100 metrista. Il 100 metrista se li fa fare 5.000 scoppia. Sì, vabbè, scoppia. Però i 100 metri. Però nel sì. Cioè, queste zampette che è tutto così. Vi assicuro che fa paura, fa veramente paura, non ci siamo spaventati.
ti spaventi quando vedi una cosa così, ti spaventi. E quindi, ma quindi gli australiani come fanno a vivere? Loro che approccio hanno con queste bestie? Non hanno l'approccio italiano, hanno un approccio più tranquillo. Oltre ai coccodrilli d'acqua salata, quelli grossi 5 metri, ci sono anche i coccodrilli un po' più piccoli, quelli di un metro, che non sono mortali, ti staccano un dito, ma niente di, di grave, niente di serio. E differenza fra alligatore, caimano, coccodrillo? Qua mi chiedi troppo, cioè sono, penso riguardino le dimensioni. In Australia c'hanno due tipi di coccodrilli, quelli d'acqua dolce e quelli d'acqua salata, okay. Che non c'entra nulla con quello che... quelli di acqua salata li puoi trovare anche nei fiumi, quindi attenzione. E quelli di acqua dolce li puoi trovare anche nei mari, quindi non c'entra assolutamente. No. La differenza è che alcuni sono dei bestioni di 5 metri e se ti beccano sei storia locale, e gli altri sono più gestibili, però le madri australiane mandano i loro bambini nelle acque dove ci sono i coccodrilli di acqua dolce tranquillamente, perché tanto cosa vuoi che sia. Specialmente quando ce ne sono tanti, perché ne fanno tanti, ne fanno tanti. E a proposito di Crocodile Dundee, l'ultimo, no, questo non è l'ultimo, ma insomma, uno degli ultimi pezzi. Un tizio che ci ha dato un passaggio in autostop. Perché è vero, noi avevamo un furgoncino, però per motivi che non vi sto a dire, ci è capitato di fare l'autostop in Australia. Difficilissimo, nessuno si fida, nessuno ti prende, passa un banano ogni 3 giorni, sì, poi infatti non sono tanti. Quanto ci siete stati? 7 mesi, in furgoncino 7 mesi, 8 mesi in tutto, sì. Allora parlo di questo ragazzo, sì, questo signore si chiama Tom, che ci ha preso in autostop, e ci ha preso in autostop e ci raccontava aneddoti. Inglese, scuola locale. In inglese, no, era australiano, era del Queensland, sì. E ci dice quando è stato morso da qualche serpente. Sì, sì. Mi è successo 3 volte, spiega ridendo. Lo guardiamo meglio, visto che, stando a quello che dice, dovrebbe essere già morto 3 volte. E dunque non potrebbe guidare la macchina come sta facendo. Come, scusa? Sì, le prime 2 volte è stato un Taipan. E con quello lì hai meno di 2 ore di tempo prima di tirare le cuoia. Cioè, ogni serpente mortale del mondo corrisponde a un tempo trascorso il quale sei storia locale. Serpente che ti ha morso, tempo che ti rimane da vivere. Una tabella che gli australiani del bush conoscono a memoria. Le prime 2 volte che è stato morso, Tom aveva riconosciuto la specie del serpente, perciò era andato serenamente in ospedale a farsi iniettare il siero. La terza volta, continua Tom, mi ha morso un serpente che non avevo mai visto. Gli ho dato una bastonata e me lo sono portato dietro fino all'ospedale. Quando sono arrivato glielo ho consegnato nelle mani e gli ho detto: non so che serpente sia, ma questo bastardo che mi ha morso. Lo guardo con più attenzione e stabilisco che dovrebbero prendere lui per il sequel di Crocodile Dundee. A proposito. È carino. Sì. Bene. No, per dire che gli australiani l'affrontano diversamente da noi. Sì. Beh, l'ultima domanda che ti faccio prima di vedere magari un video è... Che perché c'è quel Ferragni. L'ultima domanda che ti faccio, ecco, a livello logistico, proprio pratico, a parte il furgoncino, che fine ha fatto, come avete fatto, avete affittato, comprato, come avete fatto, non credo che sia una cosa semplice, arrivi in un paese, insomma, anche a livello burocratico. Beh, premesso che l'Australia dal punto di vista burocratico a noi ci dà una pista, quindi comprare un furgoncino non è difficilissimo in Australia, però noi abbiamo avuto l'aiuto da casa, nel senso che avevamo dei cugini in Australia e quindi ci hanno ospitato per tanto tempo, un mesetto alla fine, tra l'inizio e la fine, ci hanno aiutato quindi a comprarlo e ci hanno aiutato a venderlo. Sono dei cugini che sono emigrati lì negli anni 50, con tutta l'emigrazione italiana degli anni 50, e adesso vivono lì e sono ultra ottantenni e sono rimasti lì per sempre. E mi hanno raccontato un po' di storie di immigrati, insomma, di quello che è capitato a loro, se erano integrati, cioè avete avuto contatti con... avete capito un po' la storia dell'immigrazione italiana stando lì, da loro, da altri? Abbiamo conosciuto tante persone che erano, tanti italiani immigrati in Australia,
che ovviamente quando incontri qualcuno, con le prime domande che ti poni, che ti chiedi, che ti scambi, sono di dove sei, da dove vieni. Allora quando sapevano che eravamo italiani, ci dicevano: anch'io sono italiano, anch'io i miei genitori erano italiani, e ci hanno raccontato tanti aneddoti, alcuni divertenti, alcuni pazzeschi. Per esempio, una signora ci ha raccontato che suo padre era andato un giorno, doveva emigrare, è andato a imbarcarsi, voleva andare in America, però quel giorno non partivano le navi per l'America, partivano le navi per l'Australia. E ha detto: vabbè, vado in Australia. Ed è finito in Australia, e lei è andata in Australia. Quindi così, erano tempi veramente diversi dai nostri. E altri episodi più divertenti che ci hanno raccontato. E forse possiamo scrivere questo, era questo quello. Possiamo leggere questo e poi finiamo. Sì, facciamo vedere quel video. Per esempio, una volta ci è capitato di incontrare degli immigrati italiani in un supermercato, e ci hanno raccontato un pochettino. Questa è carina. Delle cose. Questo signore ci diceva: sono qui dal 52. In 6 anni misi da parte i soldi per la casa in Italia. Ma non sono mica più tornato. E non si capisce se è un'esclamazione di rivalsa o di rimpianto. Poi prosegue: oggi non si può più fare, una casa non la compri più come allora per così poca moneta. E poi ci ha raccontato un aneddoto, che è questo qui che vi leggo. Una volta eravamo in un pub e un inglese aveva bevuto tanto, sai, qua bevono. L'inglese mi fa: voi italiani parlate sempre con le mani, perché voleva dire che non sapevamo parlare in inglese, che eravamo ignoranti. Ci invidiavano perché vedevano che noi lavoravamo tanto e invece di spendere i soldi come a loro, a bere o uscire fuori, li risparmiavamo e ci compravamo la terra, ci costruivamo le case, e quindi ce l'avevano con noi. Allora io mi avvicino, gli mostro le mie mani e gli faccio: senti un po', noi parliamo con le mani perché siamo venuti qua da uomini liberi. Capito? Perché noi non eravamo venuti qua come allora, imprigionati, con le mani legate, conclude scoppiando in una risata contagiosa. Prima di lasciarli alla loro spesa, poniamo un'ultima necessaria domanda. Non vi viene voglia di tornare in Italia ogni tanto? Sì, ma io ci sono già tornato 9 volte. Ora basta, ora è tutto diverso, afferma con aria melanconica. Ora se voglio vedere i vecchi amici del mio paese, devo andare a trovarli al cimitero. Le vite dei migranti contengono tutte la stessa nostalgia e sembrano vite incompiute. La nostalgia dell'emigrato è nostalgia per un'infanzia, un'adolescenza, una giovinezza disattesa. In quanto tale non può essere curata, neanche tornando a invecchiare nel paese d'origine. Contengono sempre una mancanza, una storia interrotta, un finale tronco, una vita che poteva essere e non è stata. C'è sempre in sottofondo, insistente e insoluta, la stessa domanda. Se fossi rimasto, se non fossi mai partito. Allora vi lasciamo. Grazie. No, io lo voglio. Mentre vi proiettiamo il video, questo è un video molto. Abbiamo fatto un collage.